Buonasera, ben ritrovati al Salotto del Calcio. Torniamo con l'appuntamento settimanale, o meglio, io torno dopo una piccola sosta, ma tutto il nostro team ovviamente è sempre stato presente per parlare di calcio, per parlare di Fiorentina, ma per parlare anche di tutta la Serie A e non solo. E come sempre vi proponiamo tantissimi ospiti. Ora, questa sera in realtà abbiamo una sorpresa speciale, quindi forse qualcuno come al solito si sarà aggiornato anche tramite i social e quindi sa di che sorpresa sto parlando, però intanto io vado subito presentando il nostro Marco Mordini, che è qui al mio fianco. Buonasera a tutti e bentrovati in questo lunedì. Ho ragione Marco a dire che ci sono degli ospiti speciali davvero stasera, molto speciali. Un gradito ospite, molto speciale. È vero, allora che ne dici? Facciamo subito lanciamo subito il nostro video, così possono capire anche i telespettatori di chi stiamo parlando. Ha 22 anni quando fa il suo esordio in Serie A. È il campionato 1978-79. Morini è alla sua ultima stagione e Sergio Brio potrebbe rilevarne l'eredità. Brio è uno stopper, ma con licenza di offendere, e lo farà bene nel corso della sua carriera. Morini, Brio. Due difensori somiglianti a occupare interamente due decenni. L'uno continuatore dell'altro. Ma non sono tutte rose e fiori i primi tempi di Sergio. Nel secondo anno è spesso titolare, ma la Juve non funziona, soprattutto nel girone d'andata. Succede a lui quello che capita a tutti i giovani. Le critiche sono spesso spietate. Gli dicono che non è da grande squadra. E lui risponde con l'unica ricetta che conosce. Si impegna ancora di più. Ma non è facile risalire la china. Anche perché nella stagione successiva va KO un ginocchio e le sue presenze in campionato si limitano a 4. Ma è proprio al termine di quell'annata che Trapattoni, evidentemente apprezzando l'impegno del Leccese, gli affida la titolarità del ruolo. E Brio risponde alla grande, diventando una delle colonne portanti della squadra che vince tutto, dallo scudetto della doppia stella fino a Tokyo e ancora oltre. Perché Sergio colleziona 378 presenze, indossa anche la fascia da capitano e si vince anche la Coppa Italia e la Coppa UEFA con l'amico Dino Zoff, diventato allenatore. Quattro gol ufficiali, più una doppietta segnata al Cesena e non risultante nei tabellini ufficiali per colpa di un petardo che determinò la sconfitta a tavolino della Juventus. È uno score di tutto rispetto per uno stopper, il cui principale compito è ingaggiare duelli rusticani con i centravanti avversari. Cross, Serena fallisce, arriva Brio e anticipa tutti. 1-0. Come mai sei venuto a trovarti su un contropiede, tu che sei uno stopper là davanti? C'era un calcio d'angolo, mi sembra, su una respinta mi sono fermato lì, e mi sono trovato lì. Ho fatto bene a fermarti. Grazie. E non ha paura di nulla, a partire dalle responsabilità, se è vero che a Tokyo, nella finale di Coppa Intercontinentale, non si tira indietro e va a calciare uno dei rigori che laureano la Juventus campione del mondo. Signori, siamo giunti ai rigori. Inquadrato Brio, lo stop al Juventino. Tiro e rete. Gioca spesso con le maniche arrotolate, Brio. Un segno distintivo, quasi a ricordare che c'è da lavorare, da rimboccarsi le maniche per l'appunto, e che lui è lì per quello. Sento di Falcao, che corre incontro alla curva sud e a uno scudetto. Grandissimo ex calciatore, opinionista di altissimo livello e grande esperienza, per la prima volta è ospite qui da noi al Salotto del Calcio, Sergio Brio. Buonasera. Buonasera. Un piacere nostro, vabbè. Siamo davvero felici di averti qui che a far parte del nostro team per questa sera. Quale migliore occasione, anche perché non si parlerà tantissimo di calcio giocato perché il campionato è fermo, ma c'è una questione molto molto dibattuta, molto aperta per quanto riguarda Fiorentina e Juventus, quindi davvero un'occasione speciale. Al tuo fianco vedo anche Ettore Saracca, che torna anche lui a trovarci qui al Salotto del Calcio. E poi, come sempre, il mister Daniele Innocenti. Buonasera.
Abbiamo anche, come di consueto, chi si occupa dei vostri messaggi, gli sms, i messaggi che volete scriverci su Facebook, ovvero il nostro Paolo Lora Lamia. Buonasera Alessia, buonasera a tutti gli ospiti e telespettatori. Ricordo che per intervenire in trasmissione potete scrivere tramite sms e whatsapp al numero 335 848 7509. Ecco, tra l'altro nel corso della puntata vi potrete anche esprimere su alcune domande, alcune questioni aperte, perché Paolo ha preparato un paio di chicche per stimolare la discussione. E poi ovviamente abbiamo tanti contributi video, immagini che ci supporteranno nel corso della puntata, perché sono tanti gli argomenti da trattare, primo tra tutti ovviamente la sessione di mercato autunnale che si è da poco conclusa. Ci sono notizie appunto importanti, prima tra tutti la cessione di Vlahovic di nuovo alla Juventus, dico di nuovo perché ormai la Fiorentina insomma sembra diventata un po' la succursale da cui va a pescare sempre lei, ormai ci abbiamo fatto un po' l'abitudine. Certo è che questo ha suscitato diverse reazioni. Andiamo subito a fare un po' il punto sui protagonisti di questa situazione. Io partirei proprio da Vlahovic, dal giocatore, perché lui si è espresso con dichiarazioni, anche si è sbilanciato molto, insomma si è espresso giudicando la Juventus come una squadra appunto intramontabile, ha fatto un sacco di elogi e sicuramente, per carità, lo dobbiamo riconoscere che la squadra è una grande squadra, ma forse nessuno si aspettava queste parole da lui. Sono parole secondo me di convenienza, perché lo vedi tutti i calciatori quando vanno in altre squadre. Lukaku quando è venuto all'Inter ti fava Inter da piccolino, torna a Chelsea, no ma io ti favo Chelsea, baciano la maglia, non è più il calcio di prima, non è più il calcio degli anni 70, 80, 90 e io sono sempre più convinto che bisogna innamorarsi della maglia, di questi tempi la maglia e basta, poi chi va e chi viene, basta che il sostituto sia un sostituto valido, e Vlahovic ha voluto fare come l'amico Federico Chiesa, ha voluto andare in una squadra per poter ambire sia a soldi, perché sappiamo quanto prende, insomma si va sui 7 milioni annui, e poi insomma andare in una squadra, e lei è così, lei si sa che gioca tutti gli anni in Champions, lotta in continuazione per traguardi alti. Però io credo che l'unica cosa che ha sbagliato commisso, che c'è la polemica anche su di lui, no? Non c'è neanche da dire, l'unica cosa che ha sbagliato secondo me è quella di aver detto parole, io non lo manderò mai alla Juventus, io non fa, invece bisognava che avesse un po' più di fermezza nelle parole, anche perché lo sappiamo tutti, non mi sento neanche di condannarlo come tanti hanno fatto, perché col fatto che i procuratori ci sono oggi, secondo me i procuratori insomma arrivano a dei livelli veramente disarmati, se mettiamo un freno, poteva andare via a parametro zero, oppure aspettare a giugno. Io molto tempo fa vi ricordate, avevo detto secondo me che a gennaio era probabile potesse andare via, che aspetti giugno, ci sta poi di che ti possono dare molto meno e poi aspettare poi di andare via a parametro zero. Abbiamo fatto un bel acquisto secondo me, io mi piace questo calciatore, lo vedremo il campionato italiano, ma secondo me Cabral non ci farà rimpiangere i gol di Vlahovic, anche se spero siano tanti, però questo è un buonissimo calciatore secondo me. E tra poco analizzeremo anche appunto quelli che invece sono gli arrivi, però intanto ci ha raggiunto, lo vado subito a presentare, anche Celeste Pin. Ben ritrovato Celeste. Buonasera, buonasera. E ben arrivato. Ovviamente l'argomento principe lo abbiamo introdotto, è quello che riguarda Vlahovic, anche se dobbiamo dire che poi sposteremo l'attenzione anche sul futuro, perché insomma certo, non possiamo solo piangerci addosso, se un giocatore è partito ne arriveranno altri, ha sottolineato Marco giustamente, ci sono degli arrivi importanti. Io però pregherei la regia di mandare in onda anche l'immagine proprio di Vlahovic che ha postato sui social in questi giorni su Instagram, perché eccola qua, ha dichiarato: la Juventus immortale, la renderò orgogliosa. Non ha perso tempo a postare subito le foto e tutta la sua gioia di questo passaggio,
e non ha espresso nessuna parola invece nei confronti di Firenze, una città che comunque lo ha cresciuto. Ora, è vero che sono cambiati i tempi, però Sergio, io non so, sei in linea con quello che... È un altro calcio. Calcio, e io lo dico perché ho giocato negli anni Ottanta. È un calcio nostro fatto di uomini, no? Non abbiamo mai visto, Celesto lo sa, ha giocato ad altri livelli, noi non siamo mai andati sotto la curva a dire baciamo la maglia, battiamo il cuore, viviamo per voi, l'abbiamo fatto, non l'abbiamo detto, ma come tanti giocatori della Fiorentina, certo. Antonioni è uno di questi, certo. Perché è uno dei pochi che ha onorato quella maglia e l'ha amata e l'ha indossata per tanto tempo, perché... E c'è un fattore anche di amare per il lavoro che si fa, no? E amare la società che ti ha preso, ti ha cresciuto. Certo. E mi è capitato anche a me, tre anni prima che smettessi mi voleva l'Inter e io non sono andato all'Inter perché ho detto, gli dissi a Trapattoni che rimanevo alla Juve perché mi avevano fatto restare quando ero infortunato che mi ero rotto tutti i legamenti e hanno creduto in me, anzi mi raddoppiarono addirittura lo stipendio, addirittura da rotto, e io dissi non posso rinnegare quello, non ricordare cosa hanno fatto per me, quindi non vengo, rimango alla Juventus, quindi è un altro calcio totalmente diverso, però ecco quello che mi dispiace è che questi giocatori vanno a dire cose che non dovrebbero dire per avere rispetto per i tifosi, che parliamoci chiaramente, i tifosi sono veramente il carro portante del calcio, perché se non ci fossero i tifosi non esisterebbe il calcio. Vero. E quindi vanno rispettati. Vero. E secondo me non verrà. Ma questo gli è successo anche a Bonucci, se guardiamo. Sì, è vero. Che poi c'è stata anche una via di ritorno. Non so se ci fosse stato Boniperti se sarebbe ritornato alla Juventus. Probabilmente no, perché a forza di dichiarazioni i tifosi perdono anche la pazienza. Mi vengono in mente le recenti dichiarazioni di Lukaku, che ha espresso nostalgia verso l'Inter e ha scontentato sia l'Inter che il Chelsea. Anche lì è un errore, perché ti trovi al Chelsea, un'ottima squadra, magari non ti stai trovando bene, ma non puoi fare una dichiarazione del genere a metà campionato, insomma, casomai te la devi tenere per te. Ripeto, c'è delle cose che io non concepisco, che non fanno parte della mia era, ma non solo della Juve, ripeto, di giocatori che conosco. Fiorentina, Roma, Napoli, Milan, Inter, avevamo un'altra mentalità, certo. Il mondo è totalmente cambiato. È cambiato totalmente. Poi se si va a vedere... A discapito dei tifosi che si trovano a dover tifare per dei giocatori che magari in futuro, che poi dopo sarà tutto diverso. È diverso. Il tifoso si pone il problema, ma ho tifato per la persona giusta o sono un imbecille io? È vero, no, ma adesso ha detto bene, almeno ringrazia, no, quello che ha fatto, è stato preso diversi anni fa, insomma, ha fatto tutto il settore giovanile. Poi, e tutto. Non dimentichiamo che la rivalità fra Juventus e Fiorentina, che negli anni, nonostante ci sia questa rivalità, purtroppo ci sono stati degli scambi anche numerosi, e questo fa male ai tifosi della Fiorentina, perché ovviamente non è che amino, ne so qualcosa, la Juventus, lo so sulla mia pelle, quindi non è che amino la Juventus, e questo ovviamente non fa piacere. Oltretutto perdono un giocatore importante e va alla squadra più odiata. E questo, poi già l'anno scorso Chiesa, Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic. Dobbiamo tornare indietro a Baggio, dobbiamo tornare indietro a Di Livio, ma poi ci sono stati anche degli scambi alla Fiorentina di Livio, Cucurello, Gentile. Capito? E quindi non è che non ci siano stati mai scambi, che fecero buonissimi campionati e si sono dimostrati professionisti alla grande, insomma, quando sono venuti da noi. Torricelli. Con risultati ottimi, questi anche si sono dimostrati professionisti sia da una parte che dall'altra. Quello che magari fa un po' più strano in questa circostanza è che comunque la lotta per un posto in Europa è apertissima, ed è apertissima proprio tra Fiorentina e Juventus, quindi credo che per i tifosi, oltre allo smacco, insomma, di avere nuovamente un giocatore che si sposta dai colori viola ai colori bianconeri, c'è anche questo, sembra quasi di potenziare, no, la squadra diretta avversaria. Quindi, forse non l'hanno presa bene per più ragioni, e ne sono stata una manifestazione
un chiaro esempio, una manifestazione, tutti gli striscioni che in questi giorni sono comparsi e che tra pochissimo andremo anche a scoprire. Lo facciamo però subito dopo la pubblicità, pochi minuti, e poi torniamo qui al Salotto del Calcio. Riprendiamo allora con la nostra diretta, stavamo ovviamente commentando il mercato, la sessione di gennaio, e in particolare ci siamo soffermati sull'argomento Vlahovic, ma presto lo abbandoneremo. Prima però, visto che ci sono state tante dichiarazioni questa settimana, ne vogliamo pescare alcune, allora sono andata a cercare proprio quelle le parole usate da Renato Buso per commentare proprio quanto fatto e quanto detto da Dusan Vlahovic, perché il nostro amico Renato, che poi tornerà ovviamente a trovarci, ha espresso appunto anche lui un po' di perplessità su questa definizione di famiglia data da Vlahovic sulla Juventus, perché dice, la famiglia è quella dove cresci, dove vivi, quindi sono rimasto un po' perplesso, queste le sue parole. Celeste, vorrei anche il tuo parere, visto che appunto anche tu ovviamente avendo vissuto proprio sulla tua pelle quello che vuol dire appartenere a una squadra, far parte di una società, come hai vissuto questa scelta di Dusan Vlahovic di usare questi termini? Di solito una domanda c'è una risposta, adesso ti faccio io una domanda a te, ma Vlahovic è andato alla Juve? No, perché non so, è andato alla Juve? Sì. No, io ecco, vorrei mettere una bella pietra sopra questo trasferimento, perché tutti hanno torto, tutti hanno ragione, però io ho una mia idea, no? Io, e lo dicevo anche in passato, mi meraviglio di chi si meraviglia. Questo è il calcio di oggi, il calcio è cambiato, non è più il calcio mio e di Sergio, ci sono altri valori e noi dobbiamo, ahimè, abituarci a questo sistema che lo ritengo ingiusto, ma soprattutto per rispetto dei tifosi, e dopodiché però questi trasferimenti non si fermeranno con Vlahovic, ahimè, andranno avanti, perché questo è il sistema calcio. Quindi o le federazioni intervengono e mettono, diciamo, un freno a tutto questo marasma che viene creato, oppure dobbiamo stare a questo gioco, che poi gioca al massacro, perché un anno tocca la Fiorentina, un anno al Milan, un anno all'Empoli, cioè tutte le società che hanno meno, diciamo, forza sul mercato, platee diverse. Anche io dico sempre, la Fiorentina, per far sì di fare quello che gli compete, deve entrare in pianta stabile nelle coppe, quindi fare le coppe europee, allora già lì è un valore aggiunto, perché il giocatore possa essere un pochino più razionale. Ma ad oggi la Fiorentina sotto questo aspetto è perdente con tutti, quindi io ho già detto, lo ribadisco, io sono contento di quelli che sono rimasti e di quelli che sono arrivati, punto e basta. Daniele, secondo te l'accordo c'era già per Vlahovic? Perché io penso, se ha rifiutato delle offerte allettanti come quelle che erano venute dall'Inghilterra, ovviamente mi viene da pensare che già era stato tutto concordato in precedenza. Ma sì, sicuramente sono cose nate da tempo, non so quanto, ma sicuramente, non c'è ombra di dubbio. Io dico, riguardo a Vlahovic, dispiace per il semplice fatto che comunque è stato un ragazzo che è stato tra di noi per diverso tempo. Non posso dire che non dispiace quando senti queste parole, personalmente. Poi ci passi di sopra, è normale, come diceva Celeste, questo è il calcio, però dispiace. Dico anche che sono frasi fatte, non dal diretto interessato sicuramente, perché sicuramente un ragazzo di 21 anni che ha un procuratore, che comunque oggi i procuratori ti guidano, è la tua guida del calcio, più o meno della vita, ti prendano e devi fare più o meno quello che è e devi dire quello che dicono loro. Entri nella Juventus, è chiaro che anche lì avrai sicuramente la Bibbia dove dovrai esprimere quello che ti dicono loro. Quindi io non, assolutamente non do colpa a Vlahovic. Ritengo anche, guarda, se proprio te lo devo dire, una mossa, diciamo, giusta, perché andare alla Juventus è un sogno. Chiesa è andata alla Juve, Bernardeschi è andata alla Juve, quindi vuol dire che la Juve molto probabilmente ha questa situazione dove i giocatori è la squadra preferita, e per carità di Dio, chi è che rifiuta la Juve? L'unica cosa, ti ripeto, è un dispiacere, perché magari è nato nella nostra famiglia e quindi un piccolo gesto nei confronti della Fiorentina lo avrei fatto,
però poi se non l'ha fatto va bene lo stesso, noi si vive uguale, non è che però, comunque alla fine ecco un po' di umanità parlando, secondo me nel calcio ce ne sarebbe bisogno, cosa che secondo me a oggi è quasi impossibile trovarla. Vabbè, sorvoliamo, passiamo al calcio giocato in media. Giustamente hai detto non attribuisco delle colpe particolari a Vlahovic, però molti tifosi si sono un po' scagliati contro la presidenza, Ettore. Io ho sentito insomma tanti tifosi arrabbiati, anche magari non direttamente con Rocco Commisso per le scelte diciamo della dirigenza in toto di cederlo adesso e non aspettare giugno, però forse in realtà questa è stata una scelta azzeccata, anche perché la dirigenza si è fatta trovare pronta con l'acquisto di un nuovo giocatore. Al di là di tutto penso che comunque sia stata una scelta più che azzeccata, al di là dei colori, bandiere che non esistono più perché il calcio di Sergio e di Celeste diciamo passano le situazioni, però devo dire che la dirigenza, per come ho seguito io la vicenda sulla carta stampata e sui media, si è comportata in maniera assolutamente trasparente, cioè ha messo sin dall'inizio in chiaro le condizioni come stavano, quindi non c'è stato niente di diciamo fatto in back office, no? Come si dice, ma ha detto onestamente le cose come stavano, quindi ha fatto un interesse societario. E poi aggiungo, non c'è peggior cosa che voler tenere un giocatore quando il giocatore non è più contento e convinto di rimanere nella squadra. Forse nell'uscita che ha fatto Vlahovic ha sbagliato la terminologia, no? Famiglia ha dei connotati completamente diversi, però forse voleva evidenziare che la Juventus l'ha voluta fortemente, quindi è stato, penso, un bene per tutti da questo punto di vista. Tornerei piuttosto a parlare della stagione della Fiorentina, no? Fosse un tifoso della Fiorentina, cioè, parliamo della squadra, parliamo della stagione, può essere un anno importante, l'anno della rinascita, con un tecnico importante che è una brava persona e un ottimo allenatore, quindi con questi ultimi acquisti secondo me può fare ancora meglio. Anche perché quando ci insegnano, no, anche le grosse vendite, la Juventus quando ha venduto Zidane a 120 miliardi ha rifatto tutta la squadra, noi vendendo Vlahovic abbiamo, intanto ci sono tre giocatori come Iconé, senza dimenticare che abbiamo anche Sottile, Iconé, Gonzalez, Cabral, se il prossimo anno, la prossima sessione di mercato ci metti anche, insomma arrivano soldi di Chiesa, arrivano soldi di Vlahovic, compri anche un paio di difensori, la Fiorentina può fare una buonissima squadra per rimanere a livello. Il problema si è verificato già in precedenza con la vendita di Battistuta. Sì. Infatti. L'anno dopo hanno fatto un grandissimo campionato la Fiorentina, sembrava che il mondo fosse finito, è vero. E invece poi hanno fatto un grandissimo campionato, quindi ci sono ricambi, ci sono altri giocatori, magari il gioco cambia, ma ovviamente però la società deve andare avanti. Io secondo me ha fatto bene a venderlo 70 milioni, perché 70 milioni sono 70 milioni in un momento del genere di crisi di società, che qualcuno sta per fallire, 70 milioni sono soldi, e quindi ha fatto bene a venderlo. Però ovviamente quello che dicevamo prima, la venduta alla tua acerrima nemica, d'altra parte, però vorrei vedere, io voglio mettere anche in discussione una cosa. Facciamo una domanda a tutti i ragazzi che giocano in Serie A e che sono ragazzi validi, dove vorrebbero andare a giocare? È normale. Sai cosa ti risponderebbero tutti? La Juventus. È normale. La Juventus o Inter, Milan. O Inter, queste le tre squadre principali. La Juventus perché è ovviamente la squadra più titolata, la squadra che ha maggior appeal, ma non solo in Italia, anche all'estero. Ma no, anche all'estero, quindi, uguale. Giustifico anche il ragazzo. Qualcuno anche a Barcellona, magari. Giustifico anche il ragazzo, magari che ha già avuto un contatto molto probabilmente, come diceva, Innocenti, che nel tempo ha avuto contatto e ovviamente ci tiene a tenere quel contatto, perché la Juventus ovviamente. Perché voleva rimanere in Italia, l'ha detto, voleva rimanere magari in Italia, è normale. Si è lasciato anche male, questo dispiace quindi. Perché poteva lasciarsi in un modo più gentile. Insomma, ecco, dopo tutto quello, gli anni che è stato lì e l'hanno anche allevato e l'hanno cresciuto. È quello. Magari uscirne fuori con almeno un saluto, qualcosa carino, magari comprare una pagina della Gazzetta dello Sport e ringraziare i tifosi. Cabral ha detto ringrazio i tifosi, ringrazio la società che mi rimarrà nel cuore. Sai, Sergio, secondo il mio punto di vista, qual è quello che noi paghiamo, oddio, quello che sembra a me, poi non so,
quello che è andato via a gennaio, perché comunque noi eravamo tutti nell'idea che andasse via a fine anno. Lì c'è un errore, perché la Fiorentina non doveva arrivare a questo punto. Certo. Doveva rinnovare il contratto 2 anni fa. Ma io ti parlo da tifoso. Questo è il problema. Siamo arrivati a questo punto, certo, perché è stata costretta a vendere il ragazzo. Perché rischiava di prendere... Due anni fa rinnovare il contratto. Hanno temporeggiato. Però ci sono stati errori un po' da tutte le parti. E siamo arrivati a questi punti. E questo è un errore che ha fatto la società. Quando, diciamo, poi è stato Prandelli a scoprire l'auto. Perché lo faceva giocare con Prandelli, gli ha detto: questo ragazzo che vale, e lì deve intervenire la società. Lo volevano mandare in prestito addirittura, ma io parlo dal tifoso, quindi quello che secondo me paghiamo all'esterno, che comunque l'unica annata dei 4 anni che veramente stiamo facendo, insomma, una grandissima annata, dove Vlahovic per noi è un punto fondamentale, c'è poco da fa, con l'idea che andasse via a fine anno ti è andato via a gennaio, e quindi è quello magari la cosa che ti dà un po' fastidio. Scusa, perché tu fai l'allenatore e gli viene a mancare l'allenatore, è un pezzo importante, è quello che hai lavorato, certo, hai lavorato con la squadra tutto l'anno per avere un terminale offensivo del genere, e che ovviamente ricordiamoci che a 22 anni è giovanissimo, si diventa giocatori a 25-26, quindi ha fatto un percorso velocissimo e si è rivelato veramente un giocatore importante. Quindi questo è un giocatore che secondo me migliorerà ancora, certamente, e sarà veramente uno dei migliori giocatori che è in Europa. Però mettiamoci nei panni dell'allenatore, che ha fatto una squadra e ha lavorato per tanto tempo per poter cercare certi meccanismi, adesso si ritrova un'altra deve volta ripartire, deve inventare. Però, io penso che in questo momento si veda la bravura dell'allenatore, in questo senso, anche pensando che nel calcio c'è anche l'infortunio, è un giocatore che sta fuori 6 mesi. L'allenatore in questo momento nello spogliatoio deve valorizzare quelli che ci sono, perché se no si comincia a dire mi manca Tizio, manca Caio. Celeste, però io spero che vada bene per la Fiorentina Cabral, Iconè. Bisogna vedere anche se i giocatori si ambientano, ho visto dei giocatori non ambientarsi, avere troppa responsabilità, perché adesso su Cabral la gente vorrà vedere cosa ha fatto Vlahovic, non vuol vedere uno che è peggio di Vlahovic, perché si è presentato bene, tutto bene, però bisogna subito che all'inizio abbia personalità e che ovviamente dimostri il valore, perché se poco sto Cabral non rende come deve rendere, ti immagini cosa succede a Firenze? Non voglio neanche sapere cosa succede a Firenze. Sono pienamente d'accordo. Così. La miglior non medicina. Voglio sapere cosa succede a Firenze. Così. La miglior medicina è una vittoria con la Lazio sabato. Sì. Subito. Poi ci fa ripartire. E questa è la vittoria. Però l'avendo visto solo televisivamente e anche caratterialmente. Visto nella piccola intervista, ti dà proprio l'impressione di questo ragazzo che ha voglia di fare e che è deciso. Conta il campo. Sì, è molto del campo. Conta il campo. Però ho visto tanti parlare poi in campo fare cose diverse. Ma ho visto Sergio anche nei gol che ha fatto. È completo. Io l'ho visto video, anch'io ovviamente mi auguro che Cabral faccia bene e penso che sia un ottimo attaccante. Però nei video di YouTube sono bravi tutti, perché si riacchiude sempre il meglio di ogni giocatore. Devo dire su Kokorin io video non lo vuole nessuno si sa. Torniamo a liberare, mandiamolo, non lo so con quale squadra si può mandare, nella stessa Daniele non hai bisogno. Io ce l'ho già anche in considerazione Pionte, comunque il problema è un negozio. Pionte che è già un altro tipo di calciatore, Celesti è un altro tipo di calciatore, un po' più statico. In questo momento prima c'era Vlahovic e Vlahovic, sì, ora abbiamo due, però Sergio secondo me ha completamente ragione, perché lui prende una figura dove ora può fare anche bene, ma non può bastare fare molto bene. Certo, vediamo con occhi diversi. Magari se avevamo un centravanti che veramente aveva fatto 2 gol, che non era. Bastava che arrivasse uno. Adesso Poi parliamo di un'altra cosa. L'obiettivo della Fiorentina.
Qual è? L'Europa League. Deve cercare di arrivare all'Europa League. Qui c'è una lotta. Non sappiamo neanche se la Juve rientra nei primi quattro. Certo, certo. Ragazzi, Roma, Lazio, Inter e Milan fanno un'altra cosa. Il Milan tentenna delle volte. Napoli li sono rientrati tutti. L'Atalanta sta tentennando. Ecco, si può fare la corsa sull'Atalanta, purtroppo con una partita in meno. Sì, perché sì. Io giudico l'Atalanta la migliore squadra in Italia che applica un gioco fantastico. Sì, bel gioco. Da estero l'Atalanta, bisogna vedere, quindi c'è tante perplessità lì davanti. Ecco, bisogna vedere l'obiettivo della Fiorentina. Europa League? Potrebbe essere, ma non si sa neanche se la Juve rientra in Champions League. Perché c'è una lotta incredibile. Poi c'è la Roma, è un po' ripresa. Sì, vabbè, la Roma alterna partite buone a partite meno buone. Sì, molto altalenante. Però se per una squadra che esprime, io metterei. Dopo l'Atalanta metterei la Fiorentina, perché questo allenatore ha fatto molto bene, ha costruito una squadra, gli ha dato un'identità, è un gioco d'attacco, è un gioco che ovviamente piace. Coinvolge, però c'è un problema, che molto probabilmente spreca troppo nel primo tempo, perché troppe energie e poi non le gestisce nel secondo tempo, anche se nell'ultimo periodo è migliorato periodo, però l'italiano ha fatto benissimo. No, ha detto bene Celeste, se quest'anno riesce anche a far integrare i nuovi calciatori in una situazione del genere, veramente l'italiano allora va preso proprio contratto fino a 2030, perché Marco veramente... ti fermo un attimo, devo entrare a gamba tesa perché abbiamo qualche minuto di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo al Salotto del Calcio, andiamo anche a scoprire meglio chi è Cabral, il nuovo acquisto viola. E allora ripartiamo andando intanto a scoprire cosa ci avete scritto voi che ci seguite da casa insieme al nostro Paolo. Sì, ovviamente il tema più caldo è quello legato alla cessione di Vlahovic. Questo telespettatore ha scritto: buonasera, onore al presidente commisso che ha smascherato i giochetti del clan dei serbi, complimenti alla dirigenza viola. Mentre un altro telespettatore ha scritto: i primi a capire il calcio è cambiato dovremmo essere noi tifosi, inutile osannare i giocatori e dare sempre contro alla società. Quindi un po' quello che diceva Marco. Ma a proposito di questo tema, a proposito di quello che dicevamo a inizio trasmissione, vorrei proporre una grafica e più nello specifico una domanda, cioè Vlahovic... Non era questa la grafica. Comunque la domanda era: Vlahovic via gennaio, colpa della società o colpa del giocatore? Visto che ci sono stati pareri discordanti, ecco la grafica, pareri discordanti nei giorni scorsi, quindi volevo chiedere ai nostri telespettatori se sono più dalla parte della società che ha fatto quello che doveva fare o più dalla parte del giocatore che legittimamente ha deciso di andare alla Juventus. Quindi scrivete numerosi e poi leggeremo i vostri messaggi. Intanto facciamo anche vedere uno striscione che è comparso proprio in questi giorni insieme a tanti altri, forse quello più sobrio, dedicato a Vlahovic dai tifosi viola, che insomma si sono espressi con parole non tanto gentili nei suoi confronti, insomma facendo capire che almeno una parte dei tifosi sicuramente non l'ha presa bene, non ha condiviso questa sua scelta e questo suo comportamento. Purtroppo insomma si sa, gli animi si scaldano quando si parla poi di giocatori importanti per una squadra, ma sono arrivati tanti giocatori nuovi, alcuni certo. Giocatori nuovi, e uno è proprio Cabral, che è osannato dal nostro metto le mani avanti. Tu sei molto felice di questo acquisto. Molto felice. Tant'è vero che sei andato anche a cercare un po' di immagini. Sì, le manderemo poi ora quando ci sarà il top della settimana, manderemo un po' per i nostri spettatori e un po' dopo non potremo più. Abbiamo preso queste immagini, però ci gustiamo e lì vedremo, l'avete visto in tantissimi, secondo me è un calciatore completo, perché anche se ha fatto i gol in Svizzera, però gol di sinistro, di destro, ha un tiro potentissimo di testa, è uno che entra anche nel gioco, non è Piontek, che è già un altro tipo di calciatore, però questo è un po' secondo me alla vecchia maniera, un centravanti alla vecchia maniera che aiuta la squadra ed ha tantissima voglia di fare. E poi anche tecnicamente lo abbiamo visto, quello almeno nei filmati, quello che fa. Non ma è che lì... fare un paragone con qualche giocatore del passato, come ci avviciniamo, un prototipo di giocatore. Ti voglio mettere un buon insegna. Ma
Accidenti, Sergio, qui allora... Un buon insegna, guarda, io intravedo in lui un qualcosa di buon insegna. Un insegna aspetta, forte. Ti ripeto la domanda. Non li hai convinti? Non li vedo molto soddisfatti dalla tua risposta, Marco. Il gioco moderno, io ho giocato con Bonimba, ho giocato contro e ho giocato anche come compagno di squadra. Era più un giocatore d'area di rigore, era lì che ovviamente aspettava grosso e tutto, non è che facesse tanto movimento. Faceva 10 metri. Sì, sì. Però lì dentro. Però dentro l'area di rigore comandava lui. Io, come ho visto calciare lui, non ho visto calciare nessuno in porta in allenamento, perché Trapattoni metteva a destra Gentile, a sinistra Cabrini e li mettevano sti grosso. Lui al volo non ha mai sbagliato il rettangolo della porta. Era forte. Al volo. Non sto dicendo la palla rimbalzava, quindi ho visto un giocatore straordinario, ma un giocatore che in questo momento sarebbe deleterio. Ripeto, è stato un grandissimo campione, ma il mondo del calcio è cambiato, il gioco è cambiato, adesso si gioca in 10 e si gioca in 11 e si difende in 11, mentre Bonimba poi rimaneva lì. Si dice al capanno, no? Come si avvicina di più a questi tempi, allora? Mi piacciono paragoni, a me piace il calcio degli anni 70-80, il tipo di calcio qui centravanti. Graziani, ci vogliamo mettere Graziani potrebbe essere uno che si avvicina a Cabral. Però secondo me, Marco, meno paragoni si fanno e meglio è, perché ricordo quando esplose Piontek nel Genoa e dicevano metà Van Basten e metà Shevchenko. Ora, insomma, Van Basten, no, ragazzi. Un giornalista oggi mi ha detto che somiglia a Adriano. Adriano? Ecco, vedi, Adriano c'ha un fisico incredibile. Sì. Questo è alto quanto? Sì. È 1,85. Adriano è 1,90, sì, 1,92. Quindi fisicamente speriamo che sia in campo e basta, perché se anche fuori è un casino. Andiamo a giudicarlo, vediamolo, giudichiamo. Però ripeto, l'importante è che le prime uscite siano buone, perché sennò diventa veramente un problema. Si presenta bene, 65 gol non solo poi, insomma, ha fatto su 106 presenze. Però arrivato adesso, dagli un buon momento anche di ambientarsi. L'ambientamento ci vuole. Non è un giocatore la macchina che tu lo metti con un gettone e ti deve cantare la canzone. Devi dargli anche un po' di ambientamento e a vedere anche dove si trova. Ne ho visti tanti che sono arrivati e non si sono ambientati. Sì, è vero, ecco, molti altri. Ettore, secondo te ci saranno un po' di ripercussioni a livello di allenatore, di gruppo squadra, per la partenza di Vlahovic o anche per l'arrivo di nuovi giocatori, quindi dover riadattare il gioco, oppure visto appunto come tiene il gruppo italiano possiamo ben sperare? Secondo me troverà delle soluzioni diverse. Ovviamente Vlahovic, come si diceva prima, era un punto di riferimento, mentre invece i nuovi acquisti sicuramente lo obbligheranno in settimana a vedere un attimino di adattare un po' anche il gioco e la sua mentalità rispetto ai nuovi giocatori. Però ripeto, il pallino in mano ce l'ha l'allenatore, è un bravo allenatore, un bravo tecnico, quindi secondo me gli acquisti sono importanti. Se riesce a trovare le combinazioni giuste, lasciato il giusto periodo di ambientamento a chi è arrivato adesso, possono veramente far male. Io sono curiosa, voglio fare una domanda a Sergio, se ci racconta qualche aneddoto speciale, visto che siamo andati un po' indietro nel tempo a parlare di alcuni giocatori. Marco è andato a pescare, insomma, un po' negli anni 70-80. Qualche aneddoto, perché da noi c'è questa tradizione, chi viene a trovarci ci svela sempre qualcosa di misterioso, di non conosciuto ai tifosi. Celeste e Renato hanno addirittura scritto un libro con tanti aneddoti e insomma qualcosa ci hanno un po' svelato, ci hanno raccontato, quindi stasera che ti abbiamo qui ne approfitto e ti chiedo anche a te se hai qualche aneddoto speciale che ci vuoi raccontare. Di che cosa? In generale della tua esperienza da calciatore, se hai qualche ricordo particolare. Contro la Fiorentina? No, in generale, la scelta tua. Uno ha scelto, un ricordo particolarmente caro di qualcosa di particolare che è successo e che porti nel cuore. Beh, non saprei quale in questo momento, mi prendete alla sprovvista. Se mi suggerite vi posso dire per esempio il rigore di Tokyo. Dai,
Te lo ricordi? Allora si sta pensando. Te lo ricordi il rigore di Tocan? Ma i tifosi della Fiorentina non interessa la Juventus, gli interessa la Fiorentina. Però la Halle era, insomma, qui vediamo, vediamo un'immagine. Mi racconto una cosa brutta. Queste bellissime foto. Cosa brutta. Vinciamo contro lo Scudetto nel 82, vinciamo noi a Catanzaro, e la Fiorentina pareggia a Cagliari. È stata l'estate più brutta della mia vita, perché io avevo la casa a Forte dei Marmi, c'era un passaggio di tifosi della Fiorentina tutti i momenti e in tutte le ore, dicendo meglio secondi che ladri. Era una, è stata una vacanza indimenticabile, passiva, però, perché la ricordo, perché è stata mia moglie, mi teneva lì, lascia stare, così. Tutti i momenti passavano i tifosi, perché sapevo che abitavo lì, e passavano e mi dicevano questa cosa qui. Segregato in casa. Segregato in casa, e ovviamente vi posso raccontare anche un altro episodio difficile, che riguarda la Fiorentina. Ero assistente di Trapattoni, non l'ho mai raccontato a nessuno, lo tengo così, ma lo tengo come ricordo, e mi viene anche da ridere. Sì, sì. Ero assistente di Trapattoni, mi mandano la prima giornata di campionato a vedere, non so cosa, a vedere un giocatore a Napoli, o la partita, o un giocatore, non mi ricordo, e la Fiorentina era in Serie B. E io dovevo fare Napoli con l'aereo, Roma-Pisa, perché era ancora settembre e c'avevo un giorno di riposo, andavo a Forte dei Marmi a fare un giorno di vacanza. E i tifosi della Fiorentina erano andati a Palermo, la Fiorentina giocava a Palermo la prima giornata di campionato, e ho trovato a Roma, nello scalo, 30, 40, 50 tifosi della Fiorentina. Appena andavano a Pisa, anche loro, sì, appena sì. Mi hanno visto, mi hanno subito aggredito. Sapessi come, cosa non mi hanno detto, mi hanno stampato contro il muro. È arrivata la polizia e mi dice: Brio, cosa succede? Io devo andare a Pisa, i signori mi stanno offendendo, mi vogliono prendere per il collo, ci hanno diviso, e a me mi hanno portato in polizia. E loro invece li hanno messi sull'aereo, e a me dopo tre quarti d'ora ha parlato la polizia, hanno parlato col comandante dell'Alitalia. E mi hanno portato con la camionetta lì sull'aereo. Io sono salito, mi hanno preso al primo posto. Abbiamo fatto il viaggio con le cinture di sicurezza allacciate. Non vi dico tutto il viaggio cosa non dicevano. Mi hanno preso a Pisa, scortato dalla polizia, e mi hanno messo in macchina, vada, e loro li tenevano ancora nell'aereo. Cioè, degli episodi incredibili, certo. Io non ho mai raccontato nessuno, ovviamente, però mi metto a ridere anch'io. Sì, 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 sono episodi. Adesso, a distanza di tempo, perché ho rischiato di brutto. Ma sapessi cosa non mi hanno detto, per tutta la vita t'ho odiato. Insomma, è meglio che non mi dica cosa. Quella lì dell'82 è stata veramente un po' una cosa molto strana. È andata così, però andata così. Anche in quel caso non l'avevano presa molto bene, ecco, diciamo. Vabbè, prendiamola sul ridere, che è meglio. Ma i rapporti con Boniperti erano tipo particolari. Boniperti, guarda, mi manca tanto Boniperti. Guarda, veramente ci penso sempre, perché era il mio punto di riferimento, mi ha voluto lui. Mi sono fatto male nell'80, mi davano tutti per perso per il gioco del calcio, e lui invece mi ha chiamato in sede e mi ha detto: io credo in te. Boniperti era un parzimonioso, sapevate che ci faceva firmare in bianco, ma sì. Ha detto: so quanto prendi, ti raddoppio lo stipendio, l'importante è che tu non forzi, perché ti aspetto e ti faccio giocare titolare. E l'ha mantenuto. Come faccio a dimenticare Boniperti? Mi ha voluto, mi ha sostenuto in tutte le maniere, mi ha comprato giovane e mi ha soffiato la Fiorentina con una soffiata del vostro direttore del settore giovanile, che è morto, era suo compagno di squadra, che mi ha segnalato Pandolfini. Chiamò Pandolfini. Boniperti e disse: guarda, c'è un giocatore che a te, sono quei giocatori che ti piacciono, farà una grande carriera, io non ho i soldi per comprarlo, prendilo tu. E lui, senza neanche vedermi, mandarmi a vedere, mi ha comprato dal Lecce. E quindi, e io tutte le volte vedevo Pandolfini che andava in giro per le partite, lo ringraziavo,
E lui mi diceva: mettiamoci a prendere caffè, sta zitto, perché se sente qualcuno mi chiamano traditore, perché ho soffiato, cioè ho fatto foto prendere alla Juventus. Una cosa ti volevo domandare: te hai giocato con grandissimi campioni, la tua carriera, insomma, sempre grandi campioni, che poi ho scoperto, anche non lo sapevo questo, che sei uno dei 9 calciatori. Sei. Mi hanno detto 9, 6 al mondo che hai vinto tutto, tutto praticamente, solo la nazionale che avevi davanti, poi Berzotto aveva altre situazioni. Non si può avere tutto dalla vita. Dire, però, ecco, io ti dico questo, ma io l'importante è che mi abbia tenuto buoni per 16 anni. Sì, sì, è vero. All'Avvocato Agnelli, cioè, per me la Juventus era tutto, anteponevo gli interessi della Juventus alla mia famiglia, questo te lo posso dire veramente. Ecco, in quel caso è giustificato parlare di famiglia, in quel caso sì. Beh sì, ovviamente, ma la Juventus era una famiglia, la Juventus è come essere al regime militare, non puoi sgarrare, perché appena sgarri ti autoescludi. Una sera ero a mangiare con Boniperti, l'assistente di Trapattoni, e il venerdì mangiavamo in sede, e io, Trapattoni, Morini, direttore sportivo, che mi manca tantissimo, anche Francesco, che era veramente una persona per bene, e Piero Bianco ha detto stampa, gli dissi: presidente, ma questo giocatore, non vi dico il nome ovviamente, questo giocatore giocava in nazionale, giocava bene alla Juventus, visto dagli scudetti, lei l'ha mandata via, come mai? Mangia, sono cose che non ti riguardano. Molto ovviamente aveva combinato qualcosa. E quindi la Juve è questa, non puoi sgarrare. Di sicuro. Una società molto compatta, e questa, certo, è stata anche sempre la grande forza. Rigida, molto rigida. E ovviamente i giocatori lo sanno. E veramente non puoi sbagliare. Poi arrivi lì. Adesso mi immagino Vlahovic che arriva lì e vede tutti questi trofei, no? Tutte queste foto del tuo predecessore che ha vinto tanto, e ti poni questo problema: ma io sarò in grado? Cioè, Vlahovic ha fatto già un'esperienza, ma io avevo 18 anni, non giocavo neanche in Serie C, ma io sarò in grado di fare quello che ha fatto il mio predecessore? Certo. C'è chi regge la botta e chi non la regge. Quindi è difficile, non è facile. Da ragazzo giovane andare subito in prima squadra non è facile. Ne parliamo sicuramente tra poco, anche appunto del periodo che sarà necessario per i nuovi arrivati anche in Fiorentina, per adattarsi anche al clima della città di Firenze, che altrettanto non è una cosa semplice, ma ne parliamo tra pochissimo, perché prima abbiamo una piccola pausa pubblicitaria. Tra poco. Eccoci, allora ripartiamo ancora con la nostra diretta. Ovviamente anche durante la pubblicità noi continuiamo a commentare quanto emerge durante la puntata, e allora andiamo a fare ancora un po' il punto, appunto, anche sul scusate il gioco di parole, ma anche su quanto stanno scrivendo un po' i giornali, perché ci sono alcune testate giornalistiche che appunto invece vedono Italiano un po' deluso dalle scelte della società, soprattutto perché sembra che non fosse stato avvisato di questa opportunità. Non vorrei però che insomma fossero voci messe. Scusate, ma ditemi quale allenatore fa mercato. Ecco. Infatti, ditemene uno. No, è vero. Ditemi Mourinho. Mourinho potrebbe essere l'unico. Non lo so. Ditemi se un allenatore in Italia può fare mercato con la società o no. Sei d'accordo con me? Nessuno. In assoluto. Nessuno. Queste sono le verità. Capisco Italiano, perché gli manca un giocatore importante. Ma adesso si inventerà qualcosa per poter far giocare, e la società è al corrente che, certo, che ha fatto degli altri acquisti, e potrebbe andare bene come potrebbe andare male. Ma far sottire queste, ma quello che conta Italiano, scusate ragazzi, quello che conta Italiano è quello che ha fatto fino adesso Italiano con Vlahovic, quello che fa dopo non si saprà. Però le qualità di Italiano le abbiamo viste fino oggi, ci sono, con i valori, poi domani vedremo. Però andare a scrivere, a fomentare ancora di più una cosa del genere, poi da quale fonte?
ora che l'italiano abbia parlato con un giornalista dicendo che è scontento, mi sembra molto sembra strano. Dire, andare a fomentare una situazione del genere, che è scontento, che lo deve ripartire da zero, che lui voleva. Ma poi anche caratterialmente non mi sembra il tipo, cioè no. Ci sono degli allenatori che magari appena gli vendono il giocatore degli allievi cominciano subito a trovare alibi, ma italiano mi sembra uno che ha sempre fatto nel materiale che ha avuto e l'ha fatto rendere al massimo, ma già dagli anni scorsi Spezia, Trapani, insomma. Sì. Poi ecco, se vogliamo proprio dirla tutta, non è che era un'ipotesi così remota che Vlahovic potesse lasciare la Fiorentina a gennaio, quindi anche cioè, la delusione non sarà. Non sapesse che c'era questa sorpresa. Possibilità. Mi sembra appunto strano. Addirittura hanno detto che l'hanno fatta all'ultimo secondo, lui non sapeva nulla. Allora, ragazzi, scusa Marco, ha detto bene, trovo un allenatore che fa la squadra, trovo un allenatore che è contento se ti va via uno Mevlovic, cioè, non credo che ci sia un contento. Non dice uno solo, Allegri, perché l'ha preso. Poi però, il resto saranno. Daniele, sembra che non sia neanche molto soddisfatto degli acquisti, perché avrebbe preferito, secondo sempre questa testata giornalistica, senza andare poi a dire di chi si tratta, però un giocatore come Scamacca piuttosto che Schick, agli acquisti che invece sono stati fatti. Secondo te meglio Cabral, Piontek, i nuovi arrivati, oppure effettivamente il tempo è galantuomo? ma poi fino a un anno fa, un anno e mezzo fa, anche Vlahovic era da vedere, giustamente adesso ha fatto, si è formato. Però è difficile, come fai a capire? Magari non ce ne sarà mai una risposta, perché viene Cabral, fa bene, come può far male. Poi ti dico la verità, io non vedo che ci siano centravanti così che possano prendere posto a Vlahovic in questo momento. In questo momento neanche Scamacca. Un buon giocatore fisicamente, però in questo momento sostituire Vlahovic è difficile. C'è poco da fare, ragazzi. Prendi chi vuoi. Della squadra che è stata fatta quest'anno, la Fiorentina è un bel gruppo di gregari, secondo me, è un gruppo coeso. E questo ha cambiato, questo atteggiamento qua ha portato i risultati. Però io ti dico, sono venuto, il gruppo di due anni fa c'era questo gruppo. Il sacrificio, io ho visto la partita di Cagliari, ok? Vabbè, forse sarà un episodio, può darsi benissimo. Però abbiamo avuto delle grosse difficoltà. E nella fase offensiva Cagliari, tantissime, cioè si è visto proprio la mancanza di una punta d'appoggio che comunque la Fiorentina anche a Torino contro Torino non c'è stata partita, no, e no, c'era pure Vlahovic no, in campo, ma per farti capire Vlahovic non c'era a Cagliari, sì, ma quindi ti voglio far capire che la prima partita senza Vlahovic è stata piuttosto deludente. Ora vediamo, però e come segnale non è stato poi un granché positivo, perché Vlahovic finché ha giocato poi ha sbagliato una partita, due, però in teoria ha sempre fatto bene, ha sempre fatto gol, ha sempre tenuto la squadra, ha sempre fatto salire, ha lavorato per la squadra. Quindi la Fiorentina a Cagliari abbiamo visto che palla in profondità anticipavano sempre la punta, e noi che andavamo a profondità si prendeva sempre la transizione negativa e avevamo sempre difficoltà a difendere, perché non tenevamo mai un pallone, cosa che Vlahovic l'ha sempre fatto. Sì. Questo è stato una cosa plateale. Poi da ora in poi Murcia Cabral farà meglio, perché mancava Cabral. Mancava, no, esatto. Cabral si sentiva già la mancanza. Bravo, cioè, si sentiva la mancanza, cioè, fare, ora non si sente più dei giocatori, e l'allenatore adesso deve formare il gruppo, quindi sì, no, sono d'accordo. Sul lato avversato non si può piangere, no, assolutamente questo... Ma si sta parlando della differenza. Quindi è chiaro che a Cagliari abbiamo visto una netta differenza. Poi ha messo sotto il primo punto, ha fatto gol in 11 Fatti. Contro 10, il Cagliari ha preso un contropiede e abbiamo pareggiato. Però ecco, è stata quasi un'occasione, diciamo, perché poi non abbiamo creato tantissimo, non abbiamo fatto quel gioco offensivo che normalmente facciamo, escludo Torino che abbiamo preso una rimbarcata. Quindi in teoria, ecco, vediamo. Però la difficoltà l'abbiamo avuta, ora vediamo le altre partite. Teoria. Sono curiosa di vedere fra quanto tempo Marco deciderà di alzarsi tutte le volte che... Sì, aspetto. Allora, intanto sì, l'atteggiamento mi sembra molto simile, vero Paolo? Sì, assolutamente, infatti. Quando giocherà Riccardo e Cabral? Considerando l'innamoramento immediato di Cabral, di Marco nei confronti di Cabral, ancora prima di vederlo con la maglia viola, lo stesso innamoramento aveva avuto fino a qualche settimana fa
nei confronti di Vlahovic. Io nei giorni scorsi ho pensato a un meme che riassuma questo cambio di sentimenti da parte di Marco, se la regia lo vuole. Marco, si hanno beccato. Se la regia, eccolo. Perché l'ho visto passare. Diciamo che questo è un po' il riassunto della. Questo è molto bellissimo. Ma scusa, una camicia a maniche corte dove era in Brasile? Era forse. Sì, passeggiavamo io e Vlahovic. Allora poi è passato sapendo, mi ero un po' moscato la situazione, allora mi sono girato subito verso di lui. Da notare il disappunto di Vlahovic. Sì, perché ha visto la faccia proprio. È rimasto, infatti mi ha detto subito, ma che stai facendo? No, beh, mi tradisci già. Subito. È rimasto deluso, è rimasto deluso dal cambiamento repentino di Marco. E intanto è arrivata anche la risposta al sondaggio da parte di alcuni telespettatori. Paolo, ci vuoi aggiornare? Da che parte stanno? Sì, assolutamente, un plebiscito, tutti dalla parte della società hanno scritto... sono d'accordo alla società, non potevano fare diversamente, tanto Vlahovic aveva già preso accordi e noi ci avremmo rimesso solo i soldi. Un altro telespettatore ha scritto vai avanti commisso, non c'è solo Dusan, quindi grande appoggio alla società, e credo che sia alla fine la cosa migliore, perché ormai Vlahovic è andato, comunque la società ha preso tre attaccanti di livello, abbastanza già affermati come Piontek, di prospettiva come Ikoné, quindi insomma è giusto dare forza alla società. Sì, anch'io sono abbastanza sì. Allineata con questi messaggi, perché oggettivamente credo che la decisione sia stata quella giusta. È anche vero che appunto c'è stata una parte della tifoseria che invece si è schierata contro la presidenza, anche in modo un po' troppo. Il comunicato della Fiesole, sì. Sì, verso la dirigenza più che altro di Pradè e Gio Barone. Sì, infatti non hanno addossato le colpe a commisso, anche se non credo che il presidente l'abbia presa bene, perché insomma dal comunicato sembrava quasi un po' un burattino nelle mani di altre persone. In più a questo si è aggiunto anche un piccolo smacco che i tifosi juventini credo abbiano deciso di fare alla Fiorentina, con uno striscione che è comparso proprio al Franchi e che insomma non recitava belle parole per la Fiorentina. La regia dovrebbe avere l'immagine, eccola qua, ovviamente abbiamo censurato. Hanno avuto coraggio questi. Sì, è stato. Hanno avuto molto coraggio. Uno striscione un po' di cattivo gusto, diciamolo, perché in un clima già abbastanza surriscaldato, sì. Forse questi aspetti si potrebbero evitare. Ettore. Sì, sicuramente non fa piacere trovare uno striscione così, però ripeto, diciamo, la rivalità c'è sempre stata fra Fiorentina e Juventus e sempre ci sarà. Cioè, un'azione goliardica. Sì, sì, sempre ci sarà. Bisogna andare oltre e cominciare a vedere, diciamo, come diceva Celeste prima, vediamo la prossima partita, no? Se la Fiorentina fa una bella partita, cominciamo già a ragionare di altre cose, no? E quindi si sorpassano anche questi striscioni che sicuramente sono goliardici, forse un pochino fuori del seminato, però insomma, vorrei dire, alla fine bisogna guardare il calcio giocato e quello che conta è il calcio giocato. Poi i giocatori vanno e vengono, siamo in un'epoca diversa, come dicevano Sergio e Celeste, e quindi bisogna pensare al bene della società e credere nella società, nel tecnico, nell'annata che è un'annata positiva. Quindi vedere sempre il bicchiere mezzo pieno piuttosto. Dato quest'anno ci stiamo divertendo, perché dopo 4-5 anni proprio a livelli clamorosi, insomma, quest'anno più o meno si intravede la voglia, e poi quello che piace molto è che i ragazzi si impegnano. Fino all'anno scorso, due anni fa, era una cosa tragica. Ma poi Marco, veramente, secondo me, da striscioni come questo, la Fiorentina deve trarre uno stimolo, anche perché è possibile che ci sia la semifinale di Coppa Italia contro la Juve, ovviamente Sassuolo e Atalanta permettendo, sì. E poi c'è Fiorentina-Juve all'ultima giornata e tutte e due potrebbero essere in lotta per qualcosa, quindi si annunciano degli scontri abbastanza elettrici, secondo me.
Intanto la partita che ci apprestiamo ad affrontare è una partita tutt'altro che semplice, quella contro la Lazio, che si giocherà di sabato sera. Celeste, visto che sei stato il primo a citare proprio l'argomento di discussione che andiamo ad affrontare, ti chiedo subito se secondo te ci sarà spazio già per Piontek o Cabral, o se Italiano farà scelte diverse. Io le scelte purtroppo non le posso fare, le vorrei fare, nel senso, no, io credo che Italiano abbia la possibilità veramente di ricompattare questo gruppo, e dal mio punto di vista in questa stagione in particolare merita, e quindi la partita contro la Lazio viene al momento opportuno, perché la Lazio è una squadra, diciamo, che come la Fiorentina vuole arrivare nella classifica alta, arrivare a fare le coppe europee il prossimo anno, e quindi un confronto che la Fiorentina deve affrontare con una dedizione unica, perché ormai il passato, diciamo, l'era Vlahovic non c'è più, ora c'è l'era di nuovi giocatori e quelli che sono rimasti. Quindi io, se fossi, ecco, un giocatore della Fiorentina in questo momento, avrei talmente tanto orgoglio e voglia di far dimostrare che non era solo lui il giocatore importante della Fiorentina, ma anche noi che siamo rimasti e mettiamo questa maglia. E quindi l'orgoglio mi farebbe fare la partita dell'anno. E questo è un aspetto da non tralasciare, quindi io credo che per la Fiorentina, soprattutto poi nel mese di febbraio, e l'Atalanta in Coppa, siano due partite che determinano una stagione. Quindi un momento cruciale, un momento decisivo per vedere davvero di che pasta è fatta la squadra di Italiano. Ma appunto, sempre citando le parole di altri ex calciatori che si sono espressi proprio su questo momento, su questo passaggio, Galli addirittura ha detto che il trio che adesso ha la Fiorentina è anche meglio di Dusan Vlahovic, quindi una scelta azzeccata. Daniele, sei d'accordo con le parole di Giovanni Galli? Se lo dice lui, no, non proprio, non totalmente, dai. Diciamo che in mezzo ci avrebbe messo anche Vlahovic, però comunque non c'è più, ok, basta. Va benissimo, ha ragione lui, ci sono loro, quindi devono giocare loro. Io dico che, indipendentemente dalla vittoria o la sconfitta con la Lazio, credo che ci sia da cambiare un po' il nostro rullino, diciamo, di questo campionato, nel fatto che stiamo fuori casa, stiamo un po' perdendo non solo punti ma anche quella motivazione, quell'intensità. Ho visto le ultime trasferte, sono state, quindi c'è da lavorare molto, perché in casa bene o male diamo sempre, la partita la facciamo, e quindi questa è una forma un po' caratteriale della squadra, secondo me. Quindi il mister dovrà lavorare su questo, perché se vogliamo arrivare in alto non devi fare solo punti in casa, sennò altrimenti sarai una squadra da metà classifica. Quindi questo è più importante di Vlahovic, ecco, dobbiamo un attimino, il mister ci lavorerà sicuramente, però dobbiamo cambiare passo, perché non possiamo vincere in casa e andare fuori come abbiamo fatto a Torino e a Cagliari, sennò altrimenti sicuramente non arriveremo da nessuna parte, questo sicuramente. Poi, indipendentemente chi gioca o non gioca, anche perché il mister non si capisce mai chi fa giocare. No, è vero. In teoria esiste una formazione e lui ne fa già un'altra, quindi l'importante è che vada bene, poi va bene a prescindere. Potrebbe anche metterlo subito dal primo minuto. Finora, quando ha fatto delle scelte anche che non erano condivise, insomma, che potevano destare qualche sospetto, sono sempre andate a buon fine, quindi non ci lamentiamo e continuiamo a fidarci di Vincenzo Italiano. Ne riparliamo tra poco, e tra pochissimo anche i top della settimana, quindi mi raccomando, non cambiate canale, restate con noi perché torniamo davvero tra pochi minuti. Ripartiamo allora andando subito a scoprire quali sono i top della settimana, selezionati ovviamente dal nostro Marco Mordini, e per questo lanciamo subito la sigla. We'll be right back.
Allora, questa settimana, prima di partire col calcio, voglio premiare, perché mi sembra anche doveroso premiare immediatamente Rafa Nadal per quello che ha fatto, perché ragazzi ha fatto una partita stupenda, perdeva 2-0, 2-7-0, stava perdendo anche l'altro set, poi si è ripreso e ha 35 anni, poi un grandissimo campione, un professionista veramente serio e un grandissimo giocatore di tennis, e a 35 anni vincere il 21esimo trofeo del Grande Slam, è ancora quinto a quest'età nella classifica ATP. Un grande applauso a questo grandissimo campione, che continuerà a giocare perché ha un impegno veramente enorme. Per passare poi al calcio, allora, prima di passare al nuovo acquisto, ai nostri tifosi li facciamo contenti perché mandiamo anche un piccolo contributo, io Burdisso lo devo mettere in prima posizione, perché nessuno parla, ma lui sotto sotto, infatti Cabral è arrivato perché è partito Burdisso, mandano solo lui l'aereo, ora infatti si risparmia a Firenze, risparmiamo molto perché Burdisso gli viene pagato un biglietto solo, non si porta nessuno dietro, parte lui, va e prende, e ha preso questo calciatore, come ha preso Gonzalez, come è andato anche per Alvarez, ci è mancato poco stasera di prendere anche il grande attaccante che tutti vogliono, si spera ora verso giugno di prendere questo ragazzo giovanissimo che è una punta di River Plate molto forte, non c'è stato l'accordo per questo, per le future vendite percentuali, e questo però poi ci penserà il grande Burdisso. E poi questa sera è tutta per il nostro nuovo centravanti Cabral, che qui da noi lo vediamo con questa bella maglia, che lui non vede l'ora di mettere per entrare in campo. E per dare questo contributo noi facciamo vedere per l'ennesima volta, ve lo faccio vedere anche in TV, un po' di situazione di gol del nostro Cabral. La regia si può mandare in onda. Abbiamo potuto vedere, qui si parla di destro, di sinistro, di potenza, sono già contento. Sei già soddisfatto? Anzi, però, mi alzo subito, come hai detto te, come ho fatto prima di cominciare, mi alzo per questo Cabral. Sulla fiducia. Sì, mi alzo sulla fiducia. Sulla sì, fiducia. Sì, 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 sì. Sicuramente. Sergio, per quello che abbiamo visto ovviamente in questo video, sono pochi minuti e ovviamente sembrava che giocasse da solo senza di pensare. Il vice difensore a 4-5 metri, cosa che in Italia non credo che non possono consentire, diciamo anche questo. Diciamo anche questo. Diciamo anche hanno permesso tutto. Quindi, con Meppin forse gli permettevano meno. Gli permettevamo meno io celeste, perché abbiamo veramente marcato i più grandi attaccanti di tutto il mondo, vero, in quel periodo. Vero. E nessuno lo questo dice. È vero, e nessuno è lo vero. Dice. Io sono sicuro di quello che dico, che gente che abbiamo mancato noi, Pulici, Graziani, Careca, Rummenig, Van Basten, Altobelli, farebbero 30-40 gol a questi campionati, sì. Ma non dico fesserie, non so se Pin è d'accordo con me. No, è chiaro, sono d'accordo.
Mi auguro che possa, ecco, avere tanti spazi e tanto, diciamo, questo suo modo comunque di essere esuberante, perché l'ho visto. Ho visto rovesciate da solo, lì non ci mettevamo la testa, rischiavamo la testa. Però, no, ecco, ripeto. Tra l'altro, tornando al discorso di prima degli aneddoti, così, qual è un attaccante che ti metteva particolarmente in difficoltà e uno che quando giocava contro di te non segnava quasi mai? Hanno segnato tutti, quindi non. E quello che ho marcato, che mi ha messo più in difficoltà, è stato Van Basten, un giocatore più alto di me, e ovviamente aveva tutto, destro, sinistro, essendo anche alto era molto rapido. Allora tu da difensore, da stopper, famoso stopper, cosa devi fare? O l'anticipi o non lo fai girare. E allora quando marcavi lui, dal primo minuto fino al quindicesimo non vedevi palla, perché sempre andava incontro ai compagni, non ti dava la possibilità di anticiparlo. E poi quando era girato, era molto bravo a girarsi e quindi non sapevi se mandarlo a destra o a sinistra, perché non aveva difetti. Però uno che mi ha fatto sempre gol è stato Altobelli. E a proposito di aneddoti, vi posso raccontare questo che è carino. Ero al mare, ero a Forte dei Marmi, dice sei sempre a Forte dei Marmi, no, a luglio, 15 giorni, solamente 15 giorni, perché la Juve non ti lasciava tanto tempo. In quei 10 giorni, 15 giorni non c'erano i telefonini, mi chiama, stavo facendo il bagno, mi chiama il bagnino, mi dice guarda, c'è il presidente Boniperti al telefono, ho detto dentro di me, mi ha venduto, non mi ha mai chiamato, mi ha venduto, conoscete Forte dei Marmi, la spiaggia di 300 metri, 200 metri, quella passerella per andare al telefono del bar è stata la più brutta della mia vita, perché mi sono fatta tante di quelle pippe mentali, perché ho detto mi ha venduto il presidente, come mai mi chiamano, e che è successo una cosa o un'altra. Arrivo lì, la signora mi passa il telefono e mi dice, le passo il presidente. Presidente, come sta? Bene, tu stai bene? La tua famiglia? Sì, tutto a posto, presidente. Guarda, ti ho comprato Altobelli, così l'anno prossimo non ci fa più gol. questo era anche Boniperti. Già appunto. No, invece, guarda, la mia storia è simile a quella del Sergio, nel senso che la mia bestia nera era Prusto. E l'ultimo anno nella Fiorentina io ho giocato con Prusto quando ci ha portato. Quando ha fatto il gol, sì, a Perugia. Quindi Roberto per me era la bestia nera, e invece con gli altri, ecco, come Van Basten, Altobelli, magari ti riusciva, anche se erano veramente dei campioni. C'era una, io mi ricordo, il Van Basten non era mai uguale, non era mai scontato. Ogni partita era mai. Giocava per la squadra, giocava per se stesso, era un giocatore universale. Ha delle movenze un po' di Vlahovic. Sì. Non voglio dire che è Van Basten, sì. Puntualizzo, perché qua appena dici qualcosa poi. Però ha delle cose Vlahovic di Van Basten. Che potrebbe. Sì. A tratti similari a tratti a Van Basten. Sì, ha delle somiglianze di Van Basten nei movimenti. Io i paragoni li faccio fare a Marco. Sì, certo. Ora, dato, voglio approfittare di te, Sergio, perché parlavate di voi due, no? Che i vostri stopper. Dello stopper, c'è la centrale. A proposito di stopper, di Cagnaccio, da te hai giocato tanto tempo anche con Gentile, un caso Gentile, no? Quello che non riesco a capire, perché Carlo l'ho conosciuto alla festa di Giancarlo diversi anni fa, dove parlammo due minuti di quello che gli era successo, e lui è rimasto sempre lì. Oltre che un grande calciatore, perché lui ha vinto tantissimo, un grande stopper, era arrivato poi a fare allenatori molto bene, perché ha vinto anche con l'Under 21 l'Europeo e tutto. Poi è scomparso e lui ha detto anche il perché. Ecco, un allenatore del genere, perderlo per cause che non è del calcio, ma per altre situazioni, te che lo conosci bene, Claudio, non è più rientrato nel mondo Claudio del calcio. Già quando giocava aveva la testa d'allenatore, perché gli piaceva anche discutere di queste cose qui. Però non so cosa sia successo che Claudio abbia abbandonato la carriera da allenatore, perché molto probabilmente è successo qualcosa alla federazione. Poi mi sembra che abbia querelato anche la federazione, abbia fatto anche una querela alla federazione, e non l'ha più chiamato nessuna squadra. E questo secondo me è un male, perché Claudio ha proprio le caratteristiche per fare l'allenatore, veramente. Era l'allenatore in campo, come ho giocato anche con Capello. Era un allenatore in campo Capello, perché ce l'aveva la mentalità. Si vede subito, come Prandelli, si vede subito chi ha
è predisposto a questo tipo di attività, di questo lavoro, già da calciatore. Ti ho fatto tre nomi, insomma, sì, che certo, hanno fatto una grande carriera. Però su Claudio Gentile io ci avrei puntato molto, anche su Claudio. Puntavo molto perché ho visto che l'ha fatto giovane, l'ha fatto l'anno 21 e poteva veramente... Poi, con grandi successi anche. Grandi successi, appunto. No? È sparito completamente, nessuna squadra. Questo è un po' il mondo del calcio, fatto a volte in una maniera... anche sbagliata. È difficile delle volte. È difficile. C'è qualcuno invece che ha avuto di più di quello che meritava. Ci sono, certamente. Ci sono. Anche ci perché sono. Se picchiava negli spogliatoi come picchiava in campo l'hanno mandato via di sicuro. Questo è vero. Ma guarda, Claudio non è stato mai espulso, eh? Sì, no, picchiava bene. È vero. Perché bisogna essere anche furbi, bisogna anche essere furbi, saper picchiare. Adesso, adesso ci manderebbero tutti a me, a lui, in galera, perché tutte queste telecamere andremmo già in galera, già condannati a 5 anni. Sì. C'è stata la partita che ha strappato la maglia a Maradona, c'è stato letto un articolo di un giornale argentino che diceva che se fosse stato fuori da uno stadio, Gentile sarebbe già stato arrestato perché con tutto quello che faceva in casa. Campo, gli hanno permesso in campo, fuori non gli avrebbero permesso. Fuori no. Come tutti noi, ovviamente, non solo Claudio. Comunque lui picchiava. Adesso ve lo racconto io un aneddoto che magari vi fa sorridere. picchiava. Perché adesso con Sergio lo frequento un po' più spesso perché abbiamo un paio di progetti in itinere che ci vedono insomma riflettere e discutere insieme. Però quando la Pistoiese era in Serie B, al secondo anno della Serie B, e l'allenatore mi sembrava fosse Riccomi. C'era Frustalupi, c'era Stefano Di Chiara. Io giocavo nell'allora Avanguardia, le società di calcio giovanile a Pistoia erano due, una era l'Avanguardia e una era la C Pistoia, dove giocava il mio amico Stefano Caroppi. Sì. E loro il martedì e il giovedì con la Pistoiese venivano a allenarsi contro di noi, facevano allenamento con noi. Io ero centravanti di quella squadra e quindi mi trovavo questo armadio davanti, però un paio di volte sono riuscito anche andarli via di testa erano tutte mie come... però devo dire che lui ho pallo piede, cioè io avevo 15 o 16 anni ma lui guardava pallo piede, insomma, non faceva neanche l'allenamento, non si risparmiava. Però neanche visto io ha fatto un bel campionato, la promozione e sai, tutto devo dire che ho un bel ricordo di Pistoia e tutti quelli che mi dicono come te che ho vinto con la Juventus, è successo anche il Rai, io li fermo e gli dico che devono studiare perché io ho vinto anche un campionato di Serie C con la Pistoiese e siamo andati in Serie B con una grande squadra, con un grande presidente, con una grande dirigenza, anche con Claudio Nassi. Claudio Nassi. E quindi credo che non bisogna dimenticare il passato. Certo. Non c'è futuro senza passato. E io Bravo. Mi ricordo chi mi ha preso, ha creduto in me e mi ha lanciato. E questa è stata la Pistoiese. E quindi c'è stata una trasmissione televisiva che c'era Riccardo Cucchi e Simona della Rai mi disse che mi elencava quello che avevo vinto e io disse che doveva imparare, che doveva studiare di più perché quel campionato di Serie C che ho vinto con la Pistoiese valeva come uno scudetto con la Juventus e io non me lo sarei mai scordato perché nella vita ci vuole la riconoscenza. Sì, ha detto una cosa giustissima. Perché si scorda tante cose, però non dobbiamo dimenticare il nostro passato e i primi passi che abbiamo fatto e la gente che ti ha aiutato. Perché se non ci fosse stata questa gente non avrei fatto la carriera che ho fatto. E questo non lo posso scordare. È vero. Poi la Pistoiese insomma a quei tempi era che la società che guarda ti posso dire una cosa molto importante. Secondo me la seconda città più importante dopo Firenze è Livorno, ma a quei tempi era la Pistoiese. Aveva un grande staff, aveva una grande società, aveva un grande direttore sportivo e quindi era una società organizzatissima. E quando ho fatto il passaggio dalla Pistoiese alla Juventus ho trovato poche differenze. Poche differenze di organizzazione anche fatta da Claudio Nassi e anche dal presidente Melani. E da tutti, veramente. E anche massaggiatori come Pagni. Sì, diciamo gente importante che ha fatto la storia del calcio. Quindi ti posso dire che peccato che una città si trovi in queste condizioni per tanti anni, quando questa è una città che ha fame di calcio
ed è veramente una città potenzialmente importante per il calcio italiano. È vero, sono troppi anni ora e stiamo lasciando sì. un po'. Infatti ora, andare, sì. tra pochissimi minuti faremo il punto anche sulla Pistoiese, sul campionato molto difficile che sta affrontando quest'anno, quindi mi raccomando restate con noi, ci vediamo tra pochissimo. In tanti ci seguono anche proprio direttamente da Pistoia e quindi vogliono anche degli aggiornamenti sulla Pistoiese. Allora andiamo subito a scoprire intanto se ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il mercato della squadra appunto di Pistoia, che purtroppo sta navigando in acque abbastanza difficili, sconfitta anche dalla Vispesaro, la seconda sconfitta su due partite per la nuova dirigenza, quindi insomma la situazione è davvero critica. Prima stavamo commentando un po' anche quelli che sono stati gli acquisti dell'ultimo minuto, ci sono tante novità, cosa possiamo dire di questa società, di questa squadra e di questo momento difficile, Sergio? Beh, non meritava in tutti questi anni questi Beh. Campionati, no? Che sono stati fatti. Io parlo sempre di gestione, no? Perché bisogna vedere anche le gestioni come vengono fatte. Sicuramente Pistoia ha bisogno, adesso non so i nuovi che sono subentrati, ha bisogno di grandi imprenditori del posto che possono dare sicurezza, tranquillità e investire nella Pistoiese, magari anche mettersi d'accordo col comune su altre anche. Cose, su altre cose come hanno fatto altre società in altre città, e credo che questo potenzialmente sia questa sia una città potenzialmente valida e che ancora deve dare tanto al calcio, e ripeto, e che ha tanta fame di calcio, e sicuramente ci vuole credibilità, che finora ne ha avuta poca. Per fare ritornare entusiasmo. Deve ritornare entusiasmo, deve avere persone con grande credibilità, e questa può essere la soluzione giusta per Pistoia, che secondo me, ripeto, in Toscana potrebbe dire la sua. Dimenticare il passato, perché è stato inguardabile, è gestito non bene. Anche quest'anno è stato fatto un mercato velocissimo, ripescaggio un po' tutta ogni anno la stessa storia, sempre per vivacchiare, e qui Pistoia non è secondo me una città per vivacchiare, perché come ripeto ancora una volta, è una città che ha fame di calcio e ci vogliono degli imprenditori del posto che possono investire e credere in un progetto. Ma fatto così. Ora c'è stato degli acquisti, sono contentissimo per il nome che è uscito per il portiere, perché Andrea Seculin lo conosco benissimo da settore giovanile della Fiorentina. La Pistoiese si è assicurata un portiere, si è firmato per 3 anni, si è assicurata un portiere di sicuro valore, perché fra i pali Seculin è veramente bravo, è un bravissimo ragazzo, un bravo professionista, sono contentissimo. Se poi sentiremo anche la Pistoiese se ci manderanno Andrea qui in diretta da noi, perché tanto non lo vedo, però Andrea è veramente di sicuro valore per la Pistoiese. Poi penso anche gli altri ragazzi sono stati presi e per un miglioramento insomma, di questa assolutamente società, sì, ce n'è sicuramente ecco di Andrea. Bisogno ecco Andrea Seculin, insomma, Sampdoria, Chievo, insomma, ha fatto tante squadre anche di Serie A, anche di Serie B nell'Avellino, se non mi sbaglio, anche l'Avellino è stato, però veramente bravo, è bravo questo ragazzo, ha fatto questa scelta, ovviamente si è avvicinato anche a casa, anche per via della moglie di Pistoia, so e tutto, però bravo, bravo davvero, un abbraccio ad Andrea. Speriamo che dia appunto uno sprint insieme a tutti i nuovi acquisti e alla squadra appunto alla Pistoiese per risollevarsi dalla posizione di classifica, anche perché il prossimo avversario insomma sarà il Grosseto, che anche altrettanto non naviga in ottime acque, però ecco uno scontro tra due squadre toscane che hanno davvero tutte e due bisogno di riscattarsi. Avete visto dove è andato il grande via dal Siena? No, non mi sono interessata su Montiel, ormai ho perso in terza divisione. Guarda, proprio qualche giorno fa ho scritto un articolo sulle vite parallele di Montiel e Vlahovic, perché sono stati convocati per la prima volta in prima squadra per la stessa partita, ahimè un successo per 6-1 contro il Chievo di un paio d'anni fa, sì.
e poi c'è stata la partita con il Monza di Coppa Italia dell'anno dopo con due gol di Vlahovic su due assist di Montiel, e poi lo stesso giorno Vlahovic è stato annunciato alla Juve e Montiel all'Atletico Baleares, terza serie spagnola. Quello dicevamo con Daniele, che quando siamo andati a vederlo la Roma due anni fa, diciamo, era rimasto sempre nel limbo della primavera. E infatti ci a danno chi l'avevi fiero. Paragonato Marco? No, Montiel no, mai lanciato Montiel. Mai. Io non sono di quelli che allora te lo può dire. Non si era sbilanciato. Non posso dire niente. Non mi ero sbilanciato su Montiel. Non posso dire niente, sennò mi manda via. No, quindi... ah, okay, va bene. Lo dico in diretta. Non mi ero sbilanciato su Montiel. Aveva ancora da fare molto. Non ti convinceva fin dall'inizio. Paolo, ci sono messaggi che ci vuoi segnalare? Poi io invece, visto che parlavi di calciomercato, voglio fare una domanda particolare, ma non te lo dico su cosa, Marco. Sì, è proseguito il plebiscito che dà ragione alla società. Questo messaggio: forza commissario, gli acquisti sono migliori delle cessioni. E poi un altro messaggio: perdere uomini come Baggio è stato difficile, l'abbiamo superata, perdere omuncoli come il serbo sarà meno dura. Quindi è già stato dimenticato. Sì, sì, sì. Ormai è acqua passata. Io invece, a proposito di calciomercato, vorrei concludere la puntata di questa sera parlando di un personaggio a te molto caro. Sai, sì, a chi mi riferisco? Un tuo amico. Abbiamo mangiato tante volte insieme. Sì, anche per sotto questo aspetto i tifosi lo conoscono bene. Ovviamente mi riferisco a Pantaleo Corvino. Perché Sergio, Marco è un grande estimatore di Pantaleo Corvino. Allora, io sono curiosa però di avere anche altri punti di vista. Tu ci puoi dire qualcosa? È stato intervistato l'ultima ora. Su questo personaggio molto. Per il fatto di Vlahovic. Per il fatto di Vlahovic è stato intervistato. Ho visto l'intervista. Dice, chiamato, Vlahovic non ha detto, non ha chiamato. Non ha chiamato nessuno Vlahovic. Ma io non ho visto che Corvino abbia vinto una Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA, campionati. E bisogna chiedere ai presidenti che l'hanno avuto, no? Come Corvino. Semeraro non c'è più, l'ha mandato via. Poi gli ha fatto prendere Bologna, il presidente. È andato via che Bologna e dopo tre mesi è andato via. Poi l'hanno richiamato a Firenze, quindi... La Fiorentina l'anno scorso si è trovata 30 giocatori di ritorno e non si sapeva da dove venivano. Quindi tu puoi comprare anche 50 giocatori, ma poi uno te ne uscirà. Questo è successo con Vlahovic. A Lecce sta facendo molto bene. A Lecce sta facendo molto bene, ha fatto una buona squadra. Quest'anno ma è sempre stato su questi livelli. Non l'ho visto mai a Juventus e Inter Milan, non l'hanno mai preso. Quindi credo che questo fa parte anche di quello che fa lui, compra tanti giocatori e poi esce uno. Domandate anche il Lecce adesso come sta andando a proposito di primavera, ha speso un sacco di soldi nella primavera ed è quart'ultima in classifica. È quart'ultima, è vero. È Corvino, delle volte va bene, delle volte va male. Lui dice che gli va sempre bene, ma bisogna vedere anche che nessuno dice quello quando gli va male. Mi sarebbe piaciuto per vedere cosa faceva in una squadra più grande, ma non ci sarebbe arrivato. No, non ci sarebbe arrivato perché non l'avrebbero preso. No. Perché questo conoscendolo non l'avrebbero preso. È rimasto livello e da queste squadre, con tutto rispetto per la Fiorentina, certo, l'avrebbero preso perché, per i giovani, ripeto, non ho visto mai che ha vinto un campionato d'Italia. No. Non ho visto mai che ha vinto una Coppa dei Campioni, non ho visto mai che ha vinto una Coppa delle Coppe, una Coppa UEFA. Non ho visto niente. A livello giovanile una volta gli è successo con Lecce vincendo il campionato, ma non mi sembra all'altezza dei grandi direttori sportivi. Quello sì. Però a questo punto mi sorge spontanea anche un'altra domanda. Perché... ci rimarrà male lui perché è suo amico. No. Ma io sto dicendo la verità. Questo è vero. Da nessuna parte ha resistito, come mai? È vero. Cioè, a Bologna lo rincorrevano, stavano dietro a lui per vedere dove andava, e non è potuto più, è dovuto andare via. E gli ha fatto prendere, lui ha saputo il Bologna. Dopo tre mesi che l'ha fatto prendere è andato via. Solo la Fiorentina, ha tradito anche i tifosi della Fiorentina, perché i tifosi della Fiorentina diceva che avrebbe fatto una grande squadra e era lì per vendere i giocatori, per far vendere poi la Fiorentina. Diciamo le cose come stanno. L'ha dichiarato anche lui, doveva far rientrare i Monti Gaggi. Ma inizialmente diceva ai certi tifosi che doveva fare una grande squadra, invece non l'ha mai fatto, era lì per vendere. Lo sapeva, l'aveva richiamato appositamente per far rientrare, per poi
la squadra poi veniva andata via. Però ti ripeto, addirittura ha detto, ripeto, avete visto l'ultima dichiarazione dell'altro giorno, che ha detto: se sapevo questa situazione ci avrei fatto una cordata io per comprare la Fiorentina. A parole si dice tante cose, a 100, 140 a parole si dice tante cose, Non è facile prendere la società, non è facile. Non è facile. Invece un parere, ormai visto che voglio stuzzicare un pochino Marco, un parere su Pradè, che è l'attuale lo conosco poco sportivo. Lo conosco poco, non posso dare un giudizio su una persona che conosco poco, e quindi non do un giudizio. L'ho conosciuto, l'ho visto di sfuggita alla premiazione a Roma che hanno fatto dei direttori sportivi, e non ci siamo neanche salutati perché non lo conosco. E dato che ci siamo, sentiamo un parere su Riccardo Sottile, cosa ne pensi? E il giocatore, sì. a me piace, è un giocatore che ha potenza, ha gamba e deve migliorare, però deve essere più ordinato, perché delle volte fa anche delle partite che è disordinato in campo, però ha delle grandi potenzialità secondo me, va solamente amministrato e dire che ruolo, come deve fare il suo ruolo, come deve fare nella fase offensiva e nella fase difensiva, cosa deve fare. È già un po' migliorato potenzialmente. Allora guarda, io non vi dirò mai il nome, quanti anni ha Sottil? Quanti anni ha? 22. Benissimo. C'avevamo un giocatore, io ero assistente di Trapattoni, c'avevamo un giocatore alla Juventus che alternava partite buone a partite meno buone. Un giorno Trapattoni gli disse: guardi mister, che questo ci fa perdere tante partite, se non lo amministriamo diventa un problema. Sa cosa ci disse? Cosa mi disse? Ciucciamocelo fino a 25 anni, poi diventerà un grande giocatore. Ha vinto, è stato campione del mondo. Senti. Aveva ragione lui. Quindi questi giocatori di 22 anni e Vlahovic è sulla strada giusta, perché a 22 anni tutto quello che ha fatto è già tantissimo, quindi ha margini di miglioramento incredibili, ecco perché è stato pagato tanti soldi. Ma anche Sottil, se trova l'allenatore giusto e gli dice i compiti che deve fare, potrebbe fare una grandissima carriera. Sicuramente, sono convinto anch'io. Italiano può essere l'allenatore giusto, sì, per valorizzarlo? Sì, secondo me sì, ha le idee chiare e poi fa un gioco offensivo. E deve solamente gestire le forze, sì, sì, della squadra, perché delle volte spende tanto, sì, nel primo tempo e calano nel secondo tempo, però nell'ultimo periodo è migliorato, è migliorato molto nell'ultimo periodo. Sono d'accordo. In conclusione, un parere, Sergio, lo chiedo ancora a te perché sei l'unico che non si è espresso sulla partita. Ma c'è Celeste, sì, no, qua, ma lui l'ha già detto prima. Che mio collega, qua se non parla mai Celeste. No, ma lui ne parla sempre a me. Ne ha parlato prima della partita tra Fiorentina e Lazio, che è quella diciamo che ci darà un po' qualche informazione in più sul volto di questa squadra. Cosa ti aspetti di vedere in campo? La delusione della Lazio, che ha fatto una campagna acquisti non bellissima, non vorrei essere in Sarri in questo momento, no? Perché si aspettava 2-3 rinforzi per essere più competitiva, no? Questa Lazio che ha alternato partite, sì, buone a partite meno buone, conoscendo Sarri è anche un allenatore esigente che vuole giocatori di primo ordine, e quindi è molto importante per tutte e due le squadre, perché la Lazio non può sicuramente star fuori almeno dell'Europa League, perché sappiamo adesso tutte le società sono indebitate e sono sull'orlo del fallimento anche. È stato detto. Era indiziata anche la Juve. Sì, 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 infatti. Sull'orlo del fallimento compri Vlahovic, non so se avete letto l'articolo. Sì, 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 sì. Se avete letto l'articolo. E credo che per la Lazio sia molto importante questa partita, perché una sconfitta vorrebbe dire anche creare ancora polemiche anche sul mercato, no? E per la Fiorentina è importante per il dopo Vlahovic, come diceva Celeste prima, perché una vittoria convincente vuol dire anche serenità e tranquillità. Una sconfitta vorrebbe dire ancora alimentare polemiche. Su Vlahovic sempre la su questa questione, quindi è una partita difficile per tutte e due, e quindi hanno bisogno di vincerla 1x2 sicuramente.
Sicuramente sarà una partita molto combattuta e molto bella, noi ovviamente poi la commenteremo nella nostra puntata del lunedì sera. Io vi ringrazio per essere stati con noi intanto in questa puntata, ringrazio mister Daniele Innocenti, buonasera. Celeste Pin, buonasera. Sergio Brio, buonasera. Ettore Saracca, buonasera a tutti. Marco buonasera Mordini. A tutti, mi sono sbilanciato, lo sai, potrebbe sì. Anche la rete gonfiarsi, però io mi sono sbilanciato. A me mi fai sempre una paura quando fai queste affermazioni, che guarda, questa volta mi giro io. Ringrazio anche Paolo Lora Lamia. Buonasera a tutti. Ovviamente tutti voi che ci avete seguito, e vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, il lunedì alle 21, o per chi vuole può rivedere la puntata ovviamente consultando il palinsesto di TVL e ovviamente può anche rivederla tramite i social. Noi vi aspettiamo e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Oh!